aveva raramente visto il cielo e non aveva mai visto alberi, erba o fiori. Non aveva mai posseduto un giocattolo né giocato con altri bambini. Nessuno le aveva mai parlato di Dio né delle altre religioni. La storia di Mary Ann Wilson è stata il primo caso documentato di abuso su minore negli Stati Uniti. Tra gli innumerevoli modi in cui possono essere violati i diritti umani, l'abuso sui minori è il più straziante di tutti. Al giorno d'oggi esistono leggi contro la crudeltà verso i bambini, norme in grado di proteggere i loro diritti e che gli garantiscono un posto sicuro dove poter vivere, affidati a genitori adottivi che si prendono cura dei loro bisogni, ma purtroppo non è sempre così. La New York Society for Prevention of Cruelty to Children fu fondata solo nel 1874, dopo che il caso di Mary Ellen Wilson venne alla luce, scioccando l'intero paese. Si ritiene infatti che sia stata la prima organizzazione creata nel mondo per tutelare i propri diritti di questi bambini. Mary Ellenson nacque nel 1884 da Francis e Thomas Wilson nella città di New York. Il suo padre rimase ucciso purtroppo nella guerra civile e la madre dovette quindi iniziare a lavorare per guadagnarsi da vivere e fu costretta ad affidare la figlia all'istituto caritatevole di New York. La struttura trovò ben presto la piccola dei genitori adottivi, Mary e il suo marito Francis, che si rivelarono però dei veri aguzzini perché trattavano la piccola con incredibile crudeltà. La signora maltrattò terribilmente Mary, picchiandola praticamente ogni giorno. I vicini testimoniarono che, quando al mattino il signor Francis andava al lavoro, la donna percuoteva sistematicamente la bambina, fino a 15 minuti alla volta. Sebbene tutti i membri dell'edificio sapessero di questi comportamenti, nessuno interveniva. Più tardi fu ritrovata addirittura una mazza intrecciata, utilizzata come strumento di tortura quotidiano su Mary Ellen. Alla bambina non era permesso uscire e nemmeno guardare fuori dalla finestra. Durante questo periodo la famiglia si trasferì in un altro condominio. Tuttavia quegli episodi erano stati così orribili che un ex vicino rimase il pensiero di questa povera piccola. Grazie al suo aiuto fu chiesto a una missionaria della chiesa di controllare come stesse la bambina. Il vicino di casa fece in modo di allontanare il signor Francis con uno stratagemma per permettere alla missionaria di constatare effettivamente le terrificanti condizioni di vita della piccola. Era una bambina di 10 anni, la ragazza girava scalza a dicembre e aveva numerosi tagli e ustioni su tutto il corpo. Quando se ne andò, la missionaria era determinata a far uscire la bambina da lì. Per questo si recò dalle autorità a denunciare i comportamenti subiti da Mary Ellen, ma nulla accadde. La missionaria allora iniziò a cercare dei modi legali per aiutare Mary, anche se non esisteva una base ufficiale legale che proteggesse i minori vittime di abusi. Con l'aiuto tuttavia di Henry Burge, avvocato dell'American Society for Prevention of Cruelty to Animals, quindi appunto questa associazione americana per la prevenzione di crudeltà sugli animali e maltrattamenti sugli animali, Mary e Francis Colony vennero processati. L'avvocato preparò una petizione e la presentò alla corte chiedendo il permesso di prelevare Mary Ellen a casa e portarla in tribunale a testimoniare le tremende violenze subite. Il giudice della Corte Suprema di Lawrence prese la causa a cuore. L'avvocato era determinato nel salvare Mary Ellen. La sua posizione e i legami con la comunità legale fecero prendere sul serio il caso. Attraverso la sollecitazione, il New York Times fu coinvolto e inviò i giornalisti a seguire l'intero processo contro la signora Connolly. Quando la bambina fu portata in aula, indossava ancora il vestito con cui la missionaria l'aveva vista 3 mesi prima. La faccia era sfigurata e solo un giorno prima era stata tagliata con le forbici. La piccola aveva 10 anni, ma presentava le dimensioni di una bambina di 5-6. La cattiva alimentazione e le circostanze avverse, infatti, avevano arrestato la sua crescita.
Essendo stata rinchiusa per più di 7 anni e vivendo con la paura costante che la sua matrigna potesse punirla per quello che stava accadendo, a Mary Ellen venne una crisi isterica. Fu portata in aula avvolta in una coperta. Dopo essersi tranquillizzata, fu finalmente in grado di raccontare al giudice alcune terrificanti vessazioni subite. Vi vado adesso a leggere la sua dichiarazione. Mio padre e mia madre sono entrambi morti. Non so quanti anni ho, non ho ricordi di un tempo in cui non vivessi con i Connolly. La mia matrigna ha l'abitudine di frustrarmi e picchiarmi quasi tutti i giorni. Era solita frustrarmi con una frusta attorcigliata da pezze grezze. La frusta ha sempre lasciato un segno nero e blu sul mio corpo. Ora i segni neri e blu sulla mia testa, che sono stati fatti dalla matrigna, e anche quel taglio sul lato sinistro della mia fronte, che è stato fatto con un paio di forbici. Mi ha colpito con le forbici e mi ha tagliato. Non ricordo di essere mai stata baciata da nessuno. Non sono mai stata baciata dalla mamma. Tra l'altro, in questa testimonianza io vi dico matrigna per farvi capire, ma in realtà questa ragazzina si riferisce sempre alla sua matrigna utilizzando il termine mamma. Non sono mai stata presa in braccio da mia mamma o accarezzata. Non ho mai avuto il coraggio di parlarne a nessuno, perché se lo avessi fatto sarei stata frustrata. La signora Connolly fu dichiarata colpevole di aggressioni criminali e condannata a un anno di lavori forzati in prigione. Solo un anno, io non ho parole, però erano anni diversi e non esistevano delle vere e proprie leggi, come vi dicevo. Della sua vita dopo la reclusione non si seppe più nulla. Fortunatamente la bambina venne collocata al sicuro in un riformatorio giovanile e in seguito affidata proprio alla missionaria, ma all'inizio non sapeva nemmeno cosa significasse una vita di libertà e amore. Dovettero insegnargli a muoversi all'aperto. Non aveva mai camminato su superfici irregolari e non riusciva a distinguere le altezze, erba, marciapiede, rocce e ciottoli. Aveva raramente visto il cielo e non aveva mai visto alberi, erba o fiori. Non aveva mai posseduto un giocattolo né giocato con altri bambini. Nessuno le aveva mai parlato di Dio né delle altre religioni. Mary Ellen imparò a essere una bambina osservando altri bambini. Quando la missionaria morì, andò a vivere con la sorella di quest'ultima e anche lì fu amata ed apprezzata. All'età di 24 anni sposò un uomo per bene. Ebbe 2 figli e fu una madre gentile e amorevole. Chiamò sua figlia Etta in onore della donna che aveva guidato la crociata per salvarla. Mary Ellen morì all'età di 92 anni dopo aver trascorso una vita lunga e felice e essersi lasciata alle spalle quei primi anni orribili e strazianti. La sua storia provocò una rivoluzione nel sistema legislativo americano e diffuse la consapevolezza riguardante la di minori. Io vi ringrazio per essere stati con me e per aver visto questo video. Lasciate un mi piace e commentate qui sotto con la vostra opinione. Spero di vedervi al prossimo. Un ciao da Seba. Ciao.